Innanzitutto sono un po' confusa, dato che sono appena arrivata stamattina. Sono molto felice appunto che ci sia tutta questa gente, sono felice di condividere questa serata con voi. Silvia, anzitutto raccontaci questo mondiale australiano, com'è andato, soprattutto com'è andata la gara che ti ha permesso di metterti al collo quella medaglia di bronzo. Beh, sono soddisfatta, è stata una gara molto dura fin dall'inizio e poi soprattutto sui giri conclusivi davvero erano davvero impegnativi e niente, sono appunto soddisfatta, però sono anche un po' rammaricata perché quando poi sei lì che te la giochi vuoi sempre prendere la medaglia più grande, quindi ok, sono soddisfatta ma allo stesso tempo sono pronta e voglio giocarmela nei prossimi anni per prendermi quella maglia perché davvero diciamo che è il mio sogno. Per te una stagione davvero straordinaria, si è aperta con la medaglia di bronzo nel mondiale di ciclocross, si è chiusa con un'altra medaglia di bronzo in mezzo a tanti ottimi risultati al giro, al tour. Cos'è scattato quest'anno? Cosa ti ha permesso di ottenere tutti questi risultati? Beh, sicuramente ho preso più consapevolezza da quando mi hanno dato più spazio appunto nella squadra, non so cosa ben sia scattato nella mia testa ma ci credo molto, sono sempre stata un'atleta molto valida, poi 4-5 anni fa appunto volevo smettere e adesso sono qui, sono soddisfatta della mia stagione e soprattutto della mia crescita. A cena anche Paolo Sangalli, commissario tecnico della Nazionale Femminile di Ciclismo. Un grande risultato per Silvia Persico. Se l'aspettava, com'erano le sensazioni della vigilia? Sì, un grande risultato e dico la verità, mi aspettavo che facesse la grande corsa che ha fatto perché era in condizione, era già più di un mese e mezzo che sapeva che avrebbe corso titolare, quindi era motivata, tranquilla. Quindi sì, me l'aspettavo. Che cosa ha di speciale Silvia? Cosa le permette di raggiungere questi risultati? Ma oltre alle doti fisiche c'ha questa cosa di noi bergamaschi che non vogliamo mai e l'ha dimostrato perché è andata in difficoltà sull'ultimo strappo ma non ha mai mollato e ha ottenuto il risultato. Questa sera Silvia l'ha detto, non vuole fermarsi qui, ha detto di voler puntare alla maglia iridata, ce la può fare, che cosa le manca? Ma ce la può fare sì e bisogna avere questa ambizione per essere dei grandi campioni, le manca solo forse un po' di esperienza, ma quella la si acquisisce con gli anni, non è basta.